Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del nostro TG6, che apriamo parlando ancora del maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Valle Roveto. Seconda giornata di lavori a Canistro dopo l'esondazione del fiume che ha spazzato via case, negozi e strade. Al lavoro in queste ore ci sono vigili del fuoco, protezione civile, volontari, carabinieri, amministrazione comunale e tutta la cittadinanza. Francesca Romana Testi. Tutti a lavoro a Canistro anche nella seconda giornata dopo l'esondazione del fiume Liri e del suo affluente Rio Sparto. Dopo aver liberato le strade dal fango e messo in sicurezza negozi e abitazioni, oggi vigili del fuoco, protezione civile e volontari sono concentrati sulle operazioni di pulizia del letto del fiume, colmo di detriti trascinati dalla furia dell'acqua di mercoledì. Il sole per ora semplifica le operazioni, ma l'arrivo di nuove piogge potrebbe far precipitare la situazione, soprattutto per i danni apportati e non ancora risolti. L'acqua anche nella seconda giornata resta non potabile, ripristinata la corrente elettrica, è impossibile ancora stimare l'intero ammontare dei danni poiché sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Per ora le famiglie provvedono a mettere al sicuro mobile e controllare la funzionalità degli elettrodomestici. La visita annunciata dal governatore d'Abruzzo D'Alfonso, in programma per ieri sera, è saltata per difficoltà di rientro dal suo viaggio a Bruxelles. D'Alfonso però nella giornata di ieri ha avuto un confronto con il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e la regione ha anche annunciato di presentare una risoluzione parlamentare per chiedere l'intervento immediato del governo. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona della Marsica e noi nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare proprio il sindaco di Avezzano che fa la conta dei danni dopo il maltempo proprio delle ultime ore. Il tavolo tecnico che abbiamo aperto ieri sta ancora lavorando, sta raccogliendo le segnalazioni. Proprio questa mattina, circa una mezz'oretta fa, è arrivata la relazione del consorzio di bonifica che evidenzia alcuni danni nei canali e danni che sono in qualche modo successi nella zona del Fucino. Naturalmente stiamo aspettando anche altre segnalazioni che arriveranno dai sindaci del bacino del Fucino. Un paese del bacino nel Fucino molto che sta soffrendo è il comune di Lugo. Mi sono sentito questa mattina con il sindaco di Lugo Domenico Palma, col quale stiamo in raccordo e dove io naturalmente ho rinnovato la disponibilità del comune di Avezzano. Mi sono sentito sempre stamattina col comune di Canistro, dove è stato istituito un tavolo tecnico operativo. La Valle Roveto naturalmente è la più disastrata, ci sono problemi sulle strade, ci sono problemi sulle abitazioni. Là si sta concentrando maggiormente l'attenzione della regione, della genio civile, della protezione civile regionale e nazionale. Noi qui stiamo facendo da raccordo per poter facilitare la pratica amministrativa, cioè raccogliamo e le trasmettiamo poi alla regione. Naturalmente deve essere distinta la somma urgenza, per il quale c'è pericolo immediato, dall'urgenza. La somma urgenza verrà sicuramente attenzionata dalla regione, perché sia il presidente D'Alfonso, sia il presidente Di Pangrazio, sia il vicepresidente Lolli hanno manifestato e hanno già dichiarato la loro disponibilità a trovare fondi di bilancio. Chiudiamo la pagina dedicata al maltempo, parliamo di cronaca giudiziaria. Presente come ad ogni udienza anche questa mattina l'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco era in aula all'Aquila per il processo Sanitopoli. Non rilascio interviste, ha detto ai cronisti, per dimostrare il mio rispetto nei confronti della giustizia. Daniela Braccani. Non rilascio dichiarazioni alla stampa per dimostrare il mio rispetto nei confronti della giustizia e poi perché non ce la faccio neanche ad alzarmi da questa sedia. Stanco, sono 7 anni che seguo il processo a mio carico senza uno straccio di prova. Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo, ex ministro delle finanze e presidente della commissione antimafia, è seduto nell'atrio della corte d'appello dell'Aquila insieme al figlio nel giorno della terza udienza del processo sulla Sanitopoli abruzzese. Il presunto giro di mazzette e corruzione nel girone della sanità pubblica e privata regionale. Del Turco nel 2008 finì rinchiuso nel carcere di Sulmona per 28 giorni e trascorse altri 2 mesi agli arresti domiciliari, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso.
Udienza interlocutoria quella di oggi. In aula, oltre a Del Turco, anche l'ex assessore alla sanità, Bernardo Mazzocca, e l'assessore regionale all'epoca dei fatti, Vito Dominici. Nell'aula dibattimentale della Corte d'Appello, in prima istanza, l'arringa difensiva di Gianluca Zelli, ex amministratore delegato della Human Gest ed ex direttore generale del gruppo Villapini. Il legale di Zelli ha chiesto l'assoluzione perché il reato non sussiste. Mi sembra si possa affermare con assoluta tranquillità che Zelli non si interessava assolutamente del settore sanitario. E se, onorevole Presidente, la prima cartolarizzazione non performa riguarda prestazioni fino al 1999 e Zelli prende attività, inizia la sua attività nell'anno 2002. Secondo l'accusa, Zelli, che deve rispondere di riciclaggio, avrebbe occultato una parte dei fondi della cartolarizzazione, 21 milioni di euro, in paesi offshore, gonfiando le sponsorizzazioni a due team motociclistici per il Moto Mondiale del 2005 e del 2006. Il difensore di Zelli, l'avvocato Gennaro Lettieri, ha sostanzialmente sostenuto che i soldi utilizzati per le sponsorizzazioni non sono collegati alla prima cartolarizzazione relativa ai crediti della sanità. E parliamo ora di scuola, andiamo a Pescara dove sono ancora in agitazione gli studenti dell'alberghiero De Cecco che non vogliono il trasferimento della scuola a Cepagatti. Questa mattina corteo per le vie del centro di Pescara e poi incontro con il presidente della provincia, Antonio Di Marco. Ancora una giornata di manifestazioni per gli studenti dell'alberghiero di Pescara e contro il trasferimento con annesso accorpamento all'istituto agrario a Villareia di Cepagatti. Questa mattina assieme ai ragazzi del De Cecco hanno sfilato anche gli studenti delle altre scuole cittadine con un corteo che da Piazza della Rinascita si è concluso a Piazza Italia. Noi abbiamo chiesto il supporto delle altre scuole perché la dichiarazione dell'assessore davanti a noi studenti il primo giorno è stata: tra un anno o due chiudo tutte le scuole di Pescara per fare un'area metropolitana. Noi da lì allora abbiamo chiesto il supporto delle altre squadre per far capire che anche le altre scuole non stanno a guardare le varie chiusure delle loro scuole o l'insofferenza dell'alberghiero. Siamo in una situazione disastrosa e noi vogliamo e chiediamo a gran voce, penso che adesso gli sia arrivato, che ci diano i laboratori, la sede unica, e che nel frattempo che loro fanno i lavori per risistemarci i laboratori ci diano altri laboratori e altre strutture per poter far studiare i nostri ragazzi, e lo dico anche a nome dei professori. A metà mattinata poi il presidente della provincia Antonio Di Marco ha ricevuto una delegazione di studenti dando la massima disponibilità dell'ente alla condivisione delle decisioni da prendere. Il fatto stesso che poi la giunta regionale abbia voluto in qualche misura coinvolgere anche nella stesura della delibera questi due istituti mette nella condizione la provincia di dover avviare una riflessione anche concertata con la regione, ed è per questo che io oggi stesso ho proposto di attivare un osservatorio fatto di genitori, fatto di ragazzi, fatti del corpo docente chiaramente, e noi come provincia chiederò al governatore un incontro tra domani e lunedì. Io ho anche la possibilità in questo momento di rassicurare i ragazzi rispetto alla necessità di intervenire sui laboratori che sono stati oggetto di verifica da parte dei competenti organi della ASL, e legittimamente loro hanno bisogno di fare laboratorio, e per questo attiveremo una procedura d'urgenza che consentirà loro di sopperire ai laboratori che attualmente non sono fruibili a Via Tirino. Allo stesso tempo stanno per partire i lavori che riguardano i 145.000 euro messi a disposizione dalla Regione nel plesso A dove c'è stato il crollo, e allo stesso modo tra 10 giorni avremo la certezza procedurale per riattivare i lavori della palestra. Il ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini ha nominato l'avvocato Sergio Quirino Valente presidente dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo. Soddisfazione è stata espressa dall'onorevole Tancredi del Nuovo Centrodestra, da sempre impegnato nelle vicende del Braga. Questo importante passaggio, dichiara il parlamentare teramano, consentirà finalmente di riaprire i dialoghi istituzionali necessari alla soluzione delle attuali problematiche del Braga.
Cambiamo ancora argomento, parliamo di Regione Abruzzo, crescita e sviluppo nella strategia della macro regione adriatico-ionica. Questo è il tema al centro dell'evento conclusivo degli Open Days di Bruxelles, a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Crescita e sviluppo nella strategia della macro regione adriatico-ionica. Questo è il tema al centro dell'evento conclusivo degli Open Days a Bruxelles. La conferenza si è tenuta alla presenza dell'alto rappresentante e vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini, con la partecipazione degli europarlamentari Michele Giuffrida e Ivan Jakovčić e dei presidenti di regione coinvolti dalla strategia EUSAIR. Una strategia sulla quale l'Unione europea intende investire, come ha precisato Federica Mogherini, perché le regioni coinvolte sono le protagoniste della politica di coesione nel Mediterraneo. Un insieme di valori, quelli della macroregione, sottolineati e condivisi, ma che come emerso hanno bisogno di una maggiore concretezza. La stessa che ad oggi sembra lasciata al caso, alla libera iniziativa talvolta schizofrenica delle singole regioni. Una visione più unitaria e una convergenza di intenti, quella richiesta a più voci, alle quali si è unito l'appello alla concretezza del governatore D'Alfonso. Quale deve essere la nostra visione della macroregione? Intanto è la visione cucita attorno e grazie ai quattro pilastri che prevede la strategia. I quattro pilastri sono la tutela del mare blu o economia blu, la connettività terra-mare, l'ambiente e il turismo. Su questi quattro pilastri si costruisce la riuscita della strategia e la strategia è affidata poi a dei progetti. I progetti cuciti insieme danno luogo ad un programma che, avendo un respiro durevole, genera la strategia. Si richiede che tutte le regioni e tutti i territori cooperino in vista di un disegno unitario che dobbiamo nutrire quotidianamente, altrimenti il rischio è l'estetica delle riunioni, l'estetica dei convegni, che fa perdere soltanto tempo. Rafforzare la cooperazione transfrontaliera in tutta l'area dell'Adriatico e promuovere il coordinamento tra attori pubblici e privati. Questo è il progetto messo in campo dalla Regione Abruzzo, che coinvolge 17 partner provenienti da 7 paesi. Oltre l'Italia, infatti, hanno aderito Croazia, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Erzegovina e Grecia. Progetto molto ambizioso, davvero di grande portata, si tratta di trasporti transfrontalieri. A partecipare ci sono anche diverse nazioni, si chiama Easy Connecting. È trasporto merci, le reti logistiche, gli interporti, i sistemi portuali e quanto dovrebbe servire per ottimizzare questo raccordo tra i paesi dell'Unione e non, e per creare quello che si dice una best practice all'interno proprio della logistica e del movimento merci. Ma riteniamo che l'interlocuzione con i paesi che in questo momento sono più attrezzati di noi e da cui copiare queste best practices può essere utile per la circolazione della conoscenza e la circolazione delle risorse. È un programma IPA Adriatic che vede la Regione Abruzzo sempre presente a formulare un modo nuovo di intendere anche il sistema trasportistico, non autoreferenziale e rifratto su se stesso, ma in una continua interlocuzione che fa in modo che senza presuntuosamente ergerci a artefici delle nostre fortune, riteniamo di dover condividere il tutto con i paesi che con noi collaborano. A partecipare pubblico e privato per cercare di rafforzare poi quello che è un disegno macroscopico? Ma questo è la chiave di intento della giunta D'Alfonso, quello di camminare a fianco dell'impresa. Camminiamo a fianco dell'impresa nel sistema trasportistico, nel sistema turistico, nel sistema culturale, anche a certificare una sorta di selezione naturale di quelle che sono le eccellenze all'interno di questo territorio. E ora parliamo di energia. Il Consiglio Comunale questa mattina ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di San Giovanni Teatino e Terna S.p.A. per la realizzazione dell'intervento denominato Collegamento in Corrente Continua Italia-Montenegro e opere accessorie. L'accordo segue una lunga trattativa portata avanti dall'amministrazione Marinucci con la collaborazione di professionisti quali gli 8 avvocati, tra cui Carlo Costantini e Giulia Di Donato, nonché della senatrice Federica Chiavaroli, che vede Terna S.p.A. impegnata a monitorare costantemente i possibili impatti ambientali e sulla salute determinati dalla realizzazione dell'opera.
Andiamo avanti, parliamo di cronaca. Un 66enne di Pianella è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Spirito di Pescara per le lesioni riportate dopo una caduta da una scala nella sua abitazione in contrada Quercia del comune del Pescarese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo pensionato stava facendo dei lavori domestici sulla scala quando avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio, facendo un volo di circa 2 metri. Subito soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione della compagnia di Pescara. Lasciamo la cronaca, parliamo della giostra cavalleresca, perché in occasione del Columbus Day negli Stati Uniti la giostra cavalleresca di Sulmona si è esibita nei giorni scorsi al comune di Boston. Non a caso, in coincidenza con il Columbus Day, la giornata che ricorda la scoperta del nuovo mondo da parte del nostro celebre connazionale Cristoforo Colombo, ottobre negli Stati Uniti è il mese della lingua e della cultura italiana, l'Italian American Heritage Month. In Massachusetts la celebrazione è stata formalizzata 16 anni fa dall'allora governatore Cellucci e ancora oggi, ad ottobre, il New England torna a indossare le tinte tricolori. E quest'anno le celebrazioni svolte sia a Boston in occasione del Columbus Day hanno avuto una precisa ispirazione regionale, quella abruzzese. A esibirsi di fronte al comune di Boston è stata la giostra cavalleresca della città di Sulmona. Vestiti rinascimentali, armature e spade, sbandieratori, chiarine e tamburi, insomma tutto ciò che rappresenta il simbolo di una delle manifestazioni abruzzesi più celebri. Sotto gli occhi del sindaco, consiglieri, senatori di Stato e del console generale d'Italia a Boston, Nicola De Santis, si sono esibiti 23 rappresentanti dell'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, invitati dalla Federazione Associazioni Abruzzesi, un progetto fortemente sostenuto dai Cavalieri della Repubblica, Domenico Susi e Filippo Frattaroli. Sulmonesi DOC, che con l'aiuto di tutta la comunità italiana hanno fatto sì che per un giorno tutti gli abruzzesi a Boston, ma ci scommettiamo non soltanto gli abruzzesi, si sentissero finalmente a casa. Per tutto il mese di ottobre la bandiera italiana sventolerà accanto a quella americana, alzata al cielo sulle note dell'inno nazionale di Mameli, cantato a squarciagola da tutti i presenti. I festeggiamenti per il grande evento sono stati seguiti da una serata di gala organizzata dalla Federazione, nella quale la giostra ha avuto modo di esibirsi tra la grande emozione dei corregionali presenti. E ora parliamo di economia, perché questa mattina a Pescara il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio ha incontrato l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco per parlare di fondi proprio da destinare all'imprenditoria al femminile. Assessore Sclocco, oggi importante incontro in Camera di Commercio a Pescara per parlare di imprenditoria al femminile, di quello che la Regione può fare anche a livello di fondi. Sì, sono davvero felice di essere qui. Il CIF della Camera di Commercio di Pescara ha seriamente preso in considerazione l'invito che la Regione ha fatto, cioè di scrivere insieme a noi il POR FSE 2014-2020. Hanno mandato un documento interessante, un documento ben studiato e specifico. Si parla di imprenditoria femminile che rappresenta in Abruzzo una risposta al bisogno di lavoro delle donne. Non è un caso che il 70% per esempio del microcredito è stato assegnato ad imprese femminili, cioè l'impresa è una risposta al bisogno di lavoro femminile in Abruzzo, ma si parla anche di conciliazione dei tempi lavorativi, dei tempi familiari, quindi sono temi complessi, sono temi che sono già tutti scritti nel POR FSE. Un incontro proficuo da questo punto di vista. Certo, l'assessore si è messa a disposizione per recepire le nostre richieste. Noi abbiamo chiesto una programmazione dei bandi che rispetti una tempistica certa, la possibilità per le imprenditrici e gli aspiranti imprenditrici di avere fondi che riescano non soltanto a finanziare l'acquisto di beni, ma anche a professionalizzare meglio le nostre imprenditrici che si trovano a lavorare su un territorio comunque complesso.
E sempre a Pescara questa mattina si è svolto un convegno dedicato ai tumori infantili, a partecipare specialisti provenienti da tutte le regioni d'Italia. Pescara rappresenta un polo di riferimento per molte regioni italiane. Un convegno nazionale si tiene a Pescara e l'argomento è quello dei tumori nel primo anno di vita del bambino. È un tema molto delicato, soprattutto anche per il ruolo che svolge l'ospedale di Pescara. Sì, l'ospedale di Pescara ha nel reparto di oncomatologia pediatrica il punto di riferimento regionale per la diagnosi e cura di questi tumori e questa giornata è l'occasione per poter discutere con i colleghi che lavorano sul territorio e negli altri ospedali, nonché con i colleghi a livello nazionale di queste tematiche. Cosa molto importante, quali sono i passi che è riuscita a compiere l'ospedale di Pescara essendo un riferimento? Ma questo ci ha portato a curare sempre di più bimbi che vengono anche da regioni vicine, di poter collaborare anche con tutte le altre strutture del nostro ospedale come la chirurgia pediatrica, la pediatria, la neonatologia, l'anestesia e poter quindi anche collaborare con gli altri centri che sono sparsi in tutto il territorio italiano. Il fatto di aver fatto venire qui gli altri colleghi è stato per noi importante, ci sono colleghi del Gaslini, di Monza e di altre strutture importanti, perché l'Associazione Italiana di Oncoematologia Pediatrica ha nei suoi scopi proprio quello del continuo confronto per poter crescere. Tutto questo ha portato a dei protocolli di cura standardizzati che consentono la cura in più dell'80% dei bambini. Un altro dettaglio importante è quello dell'umanizzazione e nel reparto di Pescara in particolare ci sono molti servizi che vengono offerti alle famiglie, soprattutto dei bimbi. Quali sono? Ma ce ne sono tanti, prima di tutto l'AGBE, che è l'Associazione dei Genitori dei Bambini Ematologici, che ci supporta in tante situazioni. Poi ci sono loro, ci sono i clown che sono presenti con noi tutte le giornate. Abbiamo anche la scuola in ospedale, che è una struttura istituzionale, nonché il servizio di psicologia. Si svolgerà il 17 ed il 18 ottobre a Montesilvano l'evento Io non rischio, per parlare con i cittadini del comportamento da adottare in caso di alluvioni ed eventi atmosferici legati proprio al maltempo. L'organizzazione è curata dalla locale amministrazione comunale con il supporto del Comitato di Penne della Croce Rossa Italiana. 17 e 18 ottobre a Montesilvano ci sarà questa importante manifestazione Io non rischio, più che mai attuale anche visto quello che sta accadendo in queste ultime ore in Abruzzo per il maltempo. Il Dipartimento ha scelto Montesilvano tra i 25 comuni abruzzesi che ospiteranno questa manifestazione. Noi siamo onorati e supporteremo al meglio questa manifestazione che vuole informare i cittadini sui rischi legati ai fenomeni idrogeologici per dare indicazioni appunto su quello che va fatto in determinate situazioni di rischio e di pericolo. Il mutamento improvviso dei fenomeni meteorologici porta molto spesso a delle situazioni addirittura drammatiche in città, quindi noi ringraziamo loro per il lavoro svolto in questi anni e salutiamo con assoluto piacere questa manifestazione che potrà anche in qualche modo coinvolgere, come dicevo prima, i cittadini a questa nostra azione. Saremo presenti in piazza per due giorni a dare informazione alla popolazione su come comportarsi. Sono volontari formati dal Dipartimento per spiegare tutte le tecniche e i metodi per evitare di avere difficoltà in caso di alluvione. Quindi invitiamo tutta la popolazione a venire al parco Giovanni Paolo a Montesilvano per ricevere le più informazioni possibili, visto che purtroppo con il fiume Saline il problema è diventato annuale, quello delle esondazioni. Ecco, vi invitiamo ad ascoltarci anche per soli 5 minuti. Parliamo di eventi perché domani e domenica a Senarica di Crognaleto in provincia di Teramo torna il tradizionale appuntamento autunnale dedicato al pregiato marrone locale, l'UZID, giunto alla 10ª edizione. Torna a Senarica di Crognaleto la 2 giorni dedicata alle castagne, quest'anno si preannuncia un'ottima annata. Sì, quest'anno innanzitutto è il decennale della festa di cui andiamo molto orgogliosi, poi le castagne quest'anno ci sono buone, sono grandi e sono di qualità ottima come quella che sta a Senarica, che è denominata l'UZID. Quest'anno abbiamo 2 giorni molto piena, iniziamo il sabato mattina alle 10 con un laboratorio di pensiero e per le vie del paese ci sarà
uno spettacolo di musica popolare itinerante, quindi il pomeriggio avremo lo spettacolo degli artisti di strada, la sera uno spettacolo di musica live e quindi chiuderemo con la discoteca in piazza. La domenica iniziamo alle 9 con l'apertura degli stand, alle 10.30 c'è la Santa Messa, intorno alle 11 abbiamo il coro folk Città di Spoltore, il pomeriggio alle 14.30 lo spettacolo di Vittorio il Fenomeno e quindi chiudiamo con discoteca e karaoke. Come mamma di tutti i comuni, dopo un giorno ne spiegherò perché siamo una mamma, interveniamo su quelle manifestazioni a livello istituzionale dove può far sì di far conoscere il nostro territorio. È un appuntamento particolare, verrà in rappresentanza del comune di Venezia e quindi questo gemellaggio che bisogna portare ancora avanti. Per noi è un vando, per il territorio è un vando. Ne ho parlato anche con l'altro collega del BIM del Nord che dove rientra con Venezia per poter far sì da qui da qualche anno, se ci sarò, e naturalmente, di programmare qualcosa in più. Sabato un importante appuntamento in apertura di questo evento che è il dibattito sulle infrastrutture stradali nelle aree interne con la presenza del Presidente della Regione D'Alfonso per chiedere... Per chiedere le tante problematiche che ci sono nelle aree interne, sulla viabilità, sul dissesto idrogeologico, il Presidente Luciano D'Alfonso ha fatto una programmazione, un project planning insomma, che ci ha trasmesso e che abbiamo letto su quelle che sono le spese che la Regione sta mettendo in essere e sono anche veritiere. Noi vogliamo qualcosa in più, abbiamo tante difficoltà non solo legate alle strutture viarie ma alle infrastrutture in senso generale. E siamo allo sport, al calcio, per parlare del Pescara che domani sarà di scena al provinciale di Trapani nella seconda trasferta consecutiva. Sul momento dei biancazzurri abbiamo ascoltato questa mattina il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani. Presidente Sebastiani, poche ore a questa gara di Trapani, seconda trasferta consecutiva, c'è da riscattare l'immeritata sconfitta di Ascoli. Sì, c'è da riscattare, come dici tu, l'immeritata sconfitta, però c'è da continuare a dimostrare che questa è una squadra che gioca bene a calcio e deve essere un po' più cinica, un po' più cattiva e determinata. Il problema è sempre quello della concretezza, esiste un problema Cocco nel Pescara oppure no? Nel modo più assoluto, Cocco è un giocatore per noi fondamentale, sta facendo molto bene, manca il gol, per un attaccante non è poco, ma arriveranno anche i gol di Cocco. I gol di Cocco sono in arrivo, i tifosi se lo augurano, però per esempio la Padula sta dimostrando di essere un giocatore più che all'altezza di questo campionato. La società in estate aveva creduto fortemente sull'ex Teramano e i fatti stanno dicendo che questo è un giocatore che può fare bene nel Pescara quest'anno. Ma sì, la Padula è un giocatore che noi abbiamo seguito nella passata stagione, non siamo andati a prenderlo così a caso perché... Qualcuno aveva scritto che la Padula avesse fatto i gol, quindi è un giocatore che per noi non è una sorpresa. Però per ritornare al discorso della concretezza di la Padula che in questo momento sta segnando, questa deve essere la forza di un gruppo che nel momento in cui viene meno un compagno in un periodo c'è l'altro, quindi nessun problema. A Trapani il presidente Sebastiani rincontrerà Serse Cosmi, cosa gli dirà? Ma guarda, io col mister... I rapporti sono ottimi anche perché devo dire, ho sempre detto, è una delle persone più intelligenti che ho conosciuto in questo mondo e quindi quando le persone sono intelligenti non si hanno mai problemi. L'ultima presidente, poche ore fa c'è stata la rescissione consensuale tra il Pescara e Vukušić. C'è il rammarico perché evidentemente quando è stato preso ci si credeva, però si può sbagliare. Abbiamo fatto tante belle operazioni in questi anni e abbiamo fatto anche delle operazioni sbagliate. Se avessimo azzeccate tutte le operazioni saremmo stati dei geni, dei fenomeni. E quando è arrivato a Pescara aveva davanti a sé un futuro importante e al di là dell'aspetto economico che magari ci ha potuto guadagnare e professionalmente non credo che esca anche bene lui da questa situazione. Per quanto ci riguarda, avendo un contratto che il prossimo anno sarebbe andato in scadenza e non ritenendo la parte tecnica, il giocatore all'altezza, cioè, è chiaro che per noi era importante arrivare a un punto per risparmiare dalle casse della società qualcosa.
In terra isolana il Pescara scenderà in campo in formazione rimaneggiata, 6 i giocatori non convocati dal tecnico Massimo Oddo, Cocco febbricitante, partirà però per la Sicilia. Per poi quanto riguarda la difesa, la notizia del giorno è l'impiego dal primo minuto di Ugo Campagnaro, che dunque giocherà al fianco di Zampano. Questa mattina, prima della partenza per Trapani, abbiamo ascoltato in conferenza stampa il tecnico Massimo Oddo. Sì, stanno bene, no? Ma diciamo che le mie valutazioni domani non mi preoccupo tanto della formazione iniziale, ma nel gestire un po' quello che può accadere dopo. Insomma, è ovvio che in campo abbiamo magari un Campagnaro che è la prima partita, non so se regge 90 minuti, non abbiamo praticamente altri difensori se non da adattare, quindi diciamo che la scelta sugli 11 iniziali, soprattutto a metà campo, cade anche un po' sul fatto di valutare quello che può succedere dopo. E abbiamo Mandragora che viene da due partite da 90 minuti, quindi bisogna vedere anche lui se riesce a reggere tutta la partita, quindi devo fare un po' di valutazioni per vedere chi mi può tornare più utile dopo, anche per fare un ruolo che non gli compete, cioè un ruolo che non è il proprio, insomma. Ma a loro gli manca anche Torregrossa, ogni tanto loro hanno queste giocate che sfruttano la sua fisicità e la velocità degli altri attaccanti che giocano a fianco a lui. Domani questo ovviamente non lo potranno fare perché non hanno tanti centimetri davanti, giocheranno più sul... immagino che possano giocare più sfruttando un po' la velocità, quindi attaccando un po' più la profondità, e per fare questo ovviamente non devono crearsi la possibilità di avere spazio alle spalle dei nostri difensori. Quindi è una squadra molto solida, una squadra molto ben messa in campo, una squadra molto legata al risultato in senso positivo, nel senso che è una squadra molto compatta, ostica, dura da affrontarla, perché la cosa che balza più all'occhio quando vedi le partite del Trapani è che dove c'è la palla, attorno a questa palla ci sono almeno 6 giocatori, e quindi fanno molta densità e sarà una partita difficile. Cioè il gioco confusionario di Cosmi, insomma. No. ma io, guarda, io il mister ce l'ho avuto, lui ha un'esperienza alle spalle molto grande, molto importante, allenato anche a livelli più alti ed è un signor allenatore. Il come si raggiungono gli obiettivi, questo lo si può fare in maniere diverse. Come lo fa lui, lo fa benissimo, lo fa grande, l'ho dimostrato sul campo, quindi non mi permetto di commentare quelle che sono le idee di gioco di altri allenatori. Ognuno raggiunge i propri obiettivi secondo quella che è la propria visione di calcio, ma lui è sicuramente un allenatore molto bravo. Parliamo ancora di Serie B, del Lanciano che domani affronta il Guido Biondi il Como. I frentani sono alle prese con il mal di gol, rete all'attivo che manca da 4 partite. Lanciano che non vince dalla seconda giornata, torna a disposizione Antonio Piccolo, ma si ferma Padovan tra Ilariani, squalificato l'attaccante Ebagua. In conferenza stampa ha parlato il capitano rossonero Carlo Mamarella, che andiamo ad ascoltare. Secondo me è la partita giusta per dare magari anche un po' di continuità a quel lavoro che stiamo facendo durante la settimana, dove in alcune occasioni durante i 90 minuti di una partita fatta fino adesso comunque qualcosa si è visto di positivo. Poi le cose negative le stiamo sicuramente cercando di eliminare e di lavorarci, però dare continuità perlomeno di prestazione e poi aggiungere un risultato positivo, quindi portare punti a casa, credo che sia la cosa più importante. Però non la voglio mettere come la partita del secolo, insomma. Ogni ragazzo vuole raccogliere magari quel qualcosina di positivo che si sta facendo in queste partite dove non sono arrivati punti, e magari ecco, facendo una bella vittoria si dà un senso magari diverso alla prestazione di Bari, dove comunque c'è stata una sconfitta, può dare un senso al pareggio di Trapani, all'ultimo magari ci poteva scappare la vittoria.
e quindi questo, in questo momento credo che è quello che ci serva anche a noi come squadra. E io dico del mister, ogni settimana ci mette una locandina dove c'è comunque la formazione avversaria della squadra. Logicamente tu capisci anche contro chi stai giocando, magari alcuni nomi che ti sono sfuggiti, voglio dire, ci sono dei giocatori importanti nel Como. Ho seguito qualche partita, soprattutto la vittoria che ha fatto a Novara, mi ha dato la sensazione anche di essere una squadra tosta, cioè una squadra che comunque non molla, e quindi io mi aspetto che loro vengano qui a fare la loro partita, ecco. Lasciamo la Serie B, parliamo di Lega Pro con il Teramo, è una notizia che riguarda la società, perché questa mattina attraverso il sito ufficiale la società biancorossa ha annunciato che è stata firmata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tesserato Marcello Di Giuseppe. Dunque Di Giuseppe non è più un tesserato della società biancorossa della Teramo Calcio. A proposito di Teramo, nel primo pomeriggio si terrà la conferenza stampa del tecnico Vincenzo Vivarini per parlare della prossima gara di campionato dei biancorossi che nel recupero di campionato hanno impattato al Bonolis per 1-1 con il Pisa. Lasciamo il calcio di Lega Pro, lasciamo il calcio in generale, parliamo di rugby, perché nel centro polifunzionale di Villa Sant'Angelo presentata la squadra di rugby del Gran Sasso, che per il terzo anno consecutivo disputerà il campionato di Serie A. Fabio Zenodocchio. La Gran Sasso Rugby si appresta a disputare per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie A, diverse le novità societarie a partire dall'avviamento di un settore giovanile. La Gran Sasso Rugby intanto è una società che deve consolidarsi ancora di più sul territorio, ancora di più in questi luoghi che comunque vivono difficilmente il periodo post-sisma, nei quali la ricostruzione non solo materiale ma anche quella psicologica, quella sociale è difficile e più lenta che in città. La guida tecnica non cambia, sarà ancora Pierpaolo Rotilio a sedere sulla panchina della Gran Sasso. Ormai siamo al terzo anno di Serie A, quindi la Serie A ci sta comoda e possiamo lavorare serenamente per guardare in alto. Nella prima parte del campionato, come sapete, il campionato si divide un po' in due fasi. Nella prima fase cercheremo sicuramente di essere ai vertici del girone, per poi nella seconda fase poter lavorare serenamente, perché no, anche puntare ai massimi risultati. La squadra è stata presentata presso il centro polifunzionale del comune di Villa Sant'Angelo, comune che ospita il nuovissimo impianto sportivo dedicato al rugby. Allora, chiaramente adesso è partito il mini rugby, l'under 10, quindi tutti i comuni del circondario confluiscono qui sul campo di calcio di Villa Sant'Angelo. Il supporto dell'amministrazione alla Gran Sasso è continua. Adesso stiamo intervenendo per abbassare le spese del campo sportivo, abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico, interverremo sui consumi del gas. Il territorio da questa squadra viene conosciuto anche fuori, si gioca con il Perugia, si gioca con Firenze, si gioca con delle realtà molto più grandi e avvengono in questa comunità comunque di 451 abitanti. E con il rugby siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6, vi ricordo la seconda alle 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.